Questione surroga, lei votò contro l'applicazione della retroattività. Cosa ne pensa della sentenza della Cassazione? Penso che mi ha dato ragione in pratica, quindi non posso che essere soddisfatto. Mi dispiace che stiamo facendo una figura anche a livello nazionale di una regione totalmente allo sbando. Questo è stato proprio la ciliegina sulla torta di una legislatura che è nata male e finita peggio. Oggi Fratelli d'Italia, con l'ingresso del coordinatore Di Sandro, arriva a 4 membri. Per lei è soddisfacente oppure una cosa che è avvenuta a caso? No, no, ma sarebbe... doveva essere così, dovevamo essere in 5 minimo. E quindi insomma, c'è un rammarico per come è stata gestita l'intera vicenda. C'erano delle ragioni personali, non politiche, dietro questo processo, diciamo. E sono evidenti i soggetti interessati, è inutile fare nome e cognome. Sappiamo che con Pallante c'è stato un poco di maretta nei mesi precedenti, adesso possiamo dire che Fratelli d'Italia ha ritrovato l'unità oppure c'è ancora da lavorare? Ma io penso che ci sia sempre da lavorare, in tutti i partiti si lavora in continuazione. Per il 2023 c'è qualche nome già pronto? No, non lo so. Io sono pronto, poi non lo so chi altro è pronto. La ringrazio. Prego.